Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui nuovamente con Rerunter Italia per una serie incredibile dove andremo a parlare della storia dei primi 5 set di Yu-Gi-Oh! Che sono stati ovviamente reprintati da Konami ultimamente per il 25esimo. Il primo set ovviamente che andremo a vedere è Legend of Blue Eyes, dove all'interno possiamo trovare tra le carte più iconiche di questo gioco. Ovviamente abbiamo Exodia, Drago Bianco Ki Blu, il Mago Nero, lo Spadaccino di Fuoco che ovviamente si troverà all'interno di questo box, Anfora della Verità e tante altre. Detto questo, ovviamente, prima di iniziare vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Jackstore, il mio sponsor per l'acquisto di prodotti coreani. Trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon e One Piece, trovate il link del mio Instagram, sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa interessante se ne può parlare. Detto questo, facciamo entrare Rerunter e andiamo a spacchettare. Allora Giovanni, cosa dire di questo box? Quando esce? Eccoci, quando esce? Esce nel settembre del 2003, un anno dopo i nostri fratelli americani. Esce in concomitanza anche con l'uscita dell'anime su Italia 1 e quindi è un'operazione di marketing perfetta. Poi andiamo a trovare le stesse carte in edicola di quelle che abbiamo visto il pomeriggio su Italia 1. Poi una caratteristica questa che ovviamente accompagnerà la serie TV, quella di più o meno avere a disposizione le carte che vengono trasmesse nelle serie. Quindi oggi andiamo a vederci la leggenda del Drago Bianco, che devo dire buona carte di tutte le carte all'interno dell'espansione vengono racchiuse nella primissima puntata del nostro cartone, dove si vede poi Yugi evocare Exodia incontro con tre draghi bianchi occhi blu, oltre anche l'ingresso di Mago Nero e eccetera. Adesso lascio a te l'onore di sbustare, fare questo salto nel passato. Lo faccio anch'io molto volentieri, ovviamente non è come aprire un box del 2003, però gustiamo lo stesso questa cosa e grazie per l'invito, andiamo a commentarlo insieme poi soprattutto le carte più iconiche che hanno fatto gli albori della storia di Yu. Effettivamente, diciamo, non c'avevo il budget per aprire l'OBA anche in seconda, quindi nel senso, per adesso mi faccio andare bene questo, poi in futuro, sai, tipo alla Fedric box break particolari, però quando avrai 500.000 iscritti, poi tranquillo che ho già io un contatto che te ne può procurare uno originale. Guarda, a me mi è stato detto che dei box italiani di Rob sono nei magazzini di qualche negozio molto importante italiano, però nel senso nessuno allora, sa niente. Secondo me qualcuno ce li ha, essendo un negozio importante, uno o due secondo me ce li hanno, perché tanti negozi, oltre che negozi, sono anche collezionisti, quindi la concreta possibilità c'è. Cioè, c'è anche la possibilità, dopo ci andiamo a vedere sta stella corazzata, che ci siano dei vecchi negozi che magari non dei box, ma abbiano ancora delle linee, quello sicuramente. Sì, perché che ne sai, un negozio come LPP, oppure se questi qui che, diciamo, ci avranno magazzini senza senso. Ma LPP, guarda, LPP quando aperto non è che era quello che è LPP oggi, però LPP è sempre stato un collezionista, l'ha detto anche lui, quindi non è da escludere che non abbia da qualche parte nella sua collezione privata. Ne riparliamo però quando ci avremo 500.000 iscritti. Ne riparliamo più avanti, andiamo a gustarci questo sboosting, vai! Allora, stella corazzata, una stella marina di colore bluastro dotato di protezione per resistere agli attacchi dei nemici. 850 è un valore particolare, cui ogni LDD ne ospita veramente tanti. Una volta era consuetudine dare questi valori a metà, si ispiravano un po' anche al manga, sinceramente, perché lì erano regole un po' bizzarre, con nomi percentuali, cose qua, quindi in LDD troveremo tanti valori simili, anche PMT ovviamente, le prime espansioni parlo in generale, quindi 850 non è un valore assurdo per il... No, ma io ricordo, non so in quale set sia, ma c'è tipo un mostro zombie che ha 1925, una roba del genere. Lo troverai qui dentro, è la carta mia di carta, andiamo a cogliersi questa rara, vai. Allora, energia oscura. Comunque, allora, gli artwork si vedono un botto che si rifanno a Magic. Lo stile è quello, fondamentalmente. Vabbè, in quegli anni... Da qualche parte si saranno ispirati puramente. Sì, ma in quegli anni Magic andava forte, quindi non è come oggi un gioco morente che deve per forza utilizzare una carta in monocopia per fare hype. Poi... Vero. Rennebbia. Comunque disegni digitalizzati rispetto sì. A quelli fatti a mano, hanno meno appeal, diciamo, però sono comunque ugualmente belli. No, più che altro si vede gli sfondi di stock, come può essere un set base di Pokémon. Tanto penso che li prendano tutti dallo stesso sito, perché guarda, questo è uguale, fondamentalmente blu, questo rosso. Armin della... Bello,
contrasti, gli artwork vecchi, hanno bei contrasti che a me piacciono particolarmente. Ti dirò, a me da allora, Soldato di Pietra, questa è Soldato di Pietra, una carta leggendaria, 3 stelle, 2000, considera che questa espansione, così anche PMT, insomma, non aveva grandi valori di attacco, la maggior parte dei mostri, siamo all'inizio, un'espansione indirizzata a far approcciare il giocatore al gioco, quindi non si poteva mettere subito mostri a 2000-3000 perché sarebbe finita la... sì. La sagra, diciamo. Però questa è una carta molto particolare, un 1300-2000, valori molto alti per l'epoca, tant'è che difficilissimo, anzi impossibile, trovare dei 2000 sia in attacco che in difesa, mi sembra che non richieda attributo, quindi 3 stelle è una carta pazzesca per il tempo. Perché effettivamente che abbiano più di 2000 punti d'attacco, abbiamo, no, da 2000 in su abbiamo il Gaia, l'anatema del drago, il mago nero, il drago nero e il drago bianco. Elfo mistico in difesa anche a 4 stelle, però 800 d'attacco, questo ne vanta ben 1300, può sbaragliare tanti altri mostri. Penso che dell'espansione del pacchetto che abbiamo aperto era il mostro più forte. Poi abbiamo Masaki lo spadaccino leggendario. Questo dovrebbe riprendere lo spadaccino che troviamo in Yok, che può attaccare due volte. Forse hanno fatto il 2 in Yok. Sì, adesso non posso sapere. Sì. 1200, no, la memoria. Però può darsi che si rifaccia lui. Sì. Poi va bene, Zane della Bestia, Sirena Incantatrice, Rimo Mermail e Armatura Vivente. Comunque, dai, allora, effettivamente non possiamo dire che Lob è, cioè, è iconico, non è tutto bello. Mettiamola così, dai. No, assolutamente, assolutamente. Ti lascio sbustare, sì. Ti dico anche che in questa espansione, guarda caso, hanno messo delle carte, una tra le carte più importanti di tutto il gioco, più iconiche, abbiamo Drago Bianco, Mago Nero, Exodia, quindi è un'espansione anche a incentivare poi i giocatori, sì. No? O i collezionisti stessi, perché se tu già all'inizio hai delle belle carte, sei più invogliato ad averne... Altre. Ci siamo arrivati 20 anni dopo, comunque continua a sbustare. Più che altro una cosa che non abbiamo detto è che questo set si rifà al set Lob inglese, perché in quello italiano molte carte non erano presenti, credo per tempistiche di traduzione. Però esempio Spadaccino di Fuoco, Anfora della Vita e tante altre sono comparse solo nei set successivi e in rarità differenti. No, esattamente, tra cui appunto le più importanti è stato sicuramente Spadaccino, che adesso possiamo averlo anche in italiano, è raro, mentre prima l'avevamo comune. E Spadaccino lo ritroviamo in Sovrano della Magia, quindi abbiamo il posticipo di ben 27 carte, se non sbaglio, in Sovrano della Magia. Le motivazioni non le so, non lo so neanche se è una questione di traduzione. Fatto sta che purtroppo siamo stati penalizzati da subito anche. Più che altro perché molti set da noi non sono arrivati proprio per tempistiche di traduzione, quindi potrebbe essere lo stesso problema, o volevano fare un set un pochino più scarno, forse per costi, per robe del genere. Purtroppo sono domande che se non abbiamo qualcuno all'interno dell'organizzazione di Konami che possa, nessuno può dare. No, ma purtroppo non credo che ci sia qualcuno di Konami disposto a parlare, perché diciamo la segretezza è una cosa che a cui tengono molto, perché sarebbe anche bellino sapere chi sono gli artisti di queste carte. I giapponesi purtroppo sono un popolo molto particolare, difficile colloquiare. Cucciolo drago. Quello è un altro. Poi la prova dell'incubo, tartaruga tigre, insetto e la foresta, tutti gli stessi stock, sono gli stessi che uso per gli sfondi delle live, uguale, incredibile. Drago metallico, carino. Metallico, bello. Questo è un bel artwork, secondo me, dove insieme alla carta magia polimerizzazione si approccia anche a questa nuova tipologia di mostro, appunto il mostro fusione, una nuova meccanica di gioco già dal primo set. Comunque non vorrei dire, probabilmente hanno fatto una foto al cielo, poi ci hanno attaccato il mostro. Semplice d'effetto e riuscito, direi. Sì, vabbè, foto al cielo, questo probabilmente è il cielo di Shibuya e poi attaccato il mostro davanti. Ok. Porca troia! Monster. Oh, abbiamo trovato la secret. Sì, che bello! Bello, drago tricorno. Guarda caso, valori di attacco molto particolari, alti. Particolari. La prima secret in assoluto a uscire in Yu-Gi-Oh! Non è eccezionalmente forte, perché il drago bianco lo sovrasta abbondantemente, però è... Guarda il fatto che hanno un artwork molto particolare e molto bello. Non so come mai abbiano scelto di fare questa come prima secret. Potevano fare anche magari drago bianco. Sono scelte di marketing, sono scelte
scelte loro, però Drago Tricorno, tanta roba. Comunque vorrei far notare alle persone quali sono le differenze con le carte vecchie. Nel pratico noi abbiamo la fogliatura secret anche sull'attributo e sulle stelline, che normalmente non c'erano, e in più il colore della carta è effettivamente più chiaro, mi sembra. Quelle normali fossero un pochino più scure. E poi vabbè, penso che anche toccandole le riconoscete. In più il nome del set, essendo in italiano, doveva esserci scritto LDD, invece è stato tradotto per tutti in LOB, in inglese. Quindi... abbiamo universalizzato i codici e messa la dicitura segue poi la lingua del paese, tutto sì. Lì. Cambia la qualità della carta a 360 gradi, cambia anche un po' l'effetto poi la dura, secondo me, nonostante rimane all'interno del riquadro, e per il resto dopo passati 20 anni era sì, normale sì, che una reprint fosse veramente diversa. I modi di produzione si notano che si sono evoluti, ma secondo me è meglio così. Rifare delle reprint uguali a quelle vecchie aumentava ancora la difficoltà nel capire quali fossero quelle vere, tranne per ovviamente dei collezionisti molto fissati, e quindi secondo me alla fine ci sta. Molta gente ha potuto completare i vecchi set perché ho di tanta gente che l'ha comprate, e così facciamo anche in modo da differenziare chi ha collezionato all'epoca e chi colleziona ovviamente adesso. È giusto dare valore alle originali anche sì, al limite di questo odierno, quindi bene che siano queste differenze, assolutamente. Cioè a questo punto secondo me potevano metterci anche una prima edizione, perché tanto era palesissimo che fosse un'altra cosa. Ma Konami non l'ha mai fatto di mettere le prime edizioni su una reprint, quindi non penso che fosse nella sua linea politica. Poi onestamente non si sarebbe potuto vedere, parlo da collezionista, una prima edizione su una carta reprintata nel 2023. Sì, anche questo è vero. Lì avrebbero fatto veramente un abominio. Bene, la prima secret, speriamo anche di trovarsi il drago bianco allora. Considerando che non era garantita, assolutamente a me va benissimo. Poi abbiamo l'elettrofrusta, curioso re dei mari, che vabbè, carta uscita. Penso anche qui abbiano fatto una foto al mare, ma ok. E uccello l'arma. Non sembra né uccello né l'arma. Bello, però è un artwork molto cattivo. Mi piace. Poi bestia. Secondo me poteva essere anche insetto, visto che è l'arma. Comunque all'interno... non andranno di pari passo queste cose, quindi... abituiamoci a tutto. Comunque in ogni pacchetto noi la rara ce l'abbiamo garantita, nel pratico. Era così pure nei set vecchi o no? Sì, la rara c'era sempre, assolutamente. Quello che non era garantito era di trovare le due ultra in base ai pull ratio e le quattro super. Ci sono alcuni che hanno trovato 5 super e una ultra, per esempio. La secret nemmeno era garantita, ovviamente, tant'è la rara segreta. Anche se c'è chi parla che ce ne fosse una ogni due. Sicuramente le fonti sono di chi ha comprato sì, un case, magari, cosa che era indicibile al tempo, perché la gente comprava solo bustine, non comprava nemmeno box. Quindi chi magari ha aperto un case, qualche negozio importante, e ha trovato due secret in ogni, una secret ogni due box. Ecco, questa è un'altra carta importante, 2000 di difesa, 4 stelle, molto sì, bella. E hai appena lasciato Servitore del Teschio. Vabbè, Servitore del Teschio è una carta incredibile, penso una delle più belle del set. Secret sarebbe stata belle, senza senso. Appunto perché era senza senso, era una delle più belle. Poi arriverà l'Idolo dei Mille Occhi con 0-0, sì, però quello servirà come materiale da fusione per fare limite, no? Sì. Mentre questo non servirà assolutamente a nulla fino a quando in Tide, mi pare, re dei Servitori del Teschio. E quindi artwork bellissimo, valori ridicoli, però nella sua inutilità ecco che nasce la sua bellezza. No, ma esempio, prima abbiamo visto anche Umi. Secondo me le Terreno sono le carte più belle di questo set. Artwork stupendo per le Terreno, devo dire, tutte quante, sì, tutte sì, quante. Allora, Mago delle Acque e Polimerizzazione. Dicevamo prima che LDD introduce mostro e fusione, ed ecco la super che serve. No, ma nel pratico questo set penso che l'abbiamo già notato. Pochissimi mostri con effetto, se non sbaglio 2-3, e pochissime sì, trappole. Dovrebbe avere la mazza draghi, la giara, mi sfugge il nome adesso. La giara cattura draghi. Sì, la giara cattura draghi, e un altro paio che non ricordo assolutamente. Poi abbiamo Alzacatore Corporeo, anche tipo carte magiche equipaggiamento, questo set è pieno. Questa per esempio era una short print, era una comune che veniva stampata, una comune ogni 30 pacchetti, quindi andavamo ben oltre la rarità ultra rara. Ovvio che ovviamente se aprivi 24 pacchetti qualcuna la trovava. Quindi ecco, anche in LDD una volta viene introdotta la rarità short print, tra cui i fiori di loto, è una di queste. Ma questo è cristallo viola? Cristallo viola, scusa, sì. Cristallo viola no, allora, mi sembrava fiore di loto, perché è un riflesso e non riuscivo a leggere. Vabbè, la pecora mistica. Comunque hai fatto tutto questo preambolo incredibile su questa carta short print e non è lei. E poi... non è lei, però vabbè, quando ne troviamo una è poi come... evidenziarlo. Allora,
Andiamo col comunque prossimo. ti sto seguendo man mano Mamma mia, con quello è un capolavoro. Quello è un capolavoro. Allora, andiamo col prossimo. Adesso quando vedremo gli stessi artwork accelereremo un po', tanto. Sì, assolutamente. Allora, abbiamo uovo mostro. Un guerriero nascosto in un uovo che attacca i suoi nemici scagliando gusci. Ok, poi vabbè, Umi l'abbiamo già vista. Orco d'acciaio 1. Non so, mi sembra nei set successivi il 2 compare. Sì, 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 esatto. Nel successivo, se non nello stesso, ma nel successivo sicuramente. Ok, poi sì, abbiamo fabbrica di macchine. L'equipaggiamento per i mostri di macchina. Che vabbè, all'epoca erano proprio irrisori. Tipo, aumentavano di 300, 500. Poi, sì, drago di fuoco nero. Praticamente tutte le fusioni che possiamo tirare in GOT. E vento inseguitore. Supporto di tipo bestia alata. Confermo nella short print vento inseguitore. Ah, okay. Ok, su questo siamo d'accordo. Poi, spettro scuro. Oh, questa è molto bellina. Poi, Masaki lo spadaccino leggendario. E panda scatenato. Cerchiamo di trovare qualche staple almeno, visto che ce ne aveva tante. Gotta, staple, lì, ah, ok. Ray Jack, tipo nero, Ray Jack. Adesso mi viene in mente, sfogliando un po' così l'album. Vediamo di trovare anche spaccatura, una rara semplicissima. Anche spade rivelatrici, quella sarebbe tanta roba. È uscita mostro. Abbiamo all'interno di questo set. Spirito di Notama, che vorrei dire, bellissimo artwork. Guerriero M2, Lucertola affamata. Spaccatura, dai, adesso qua una bella super. Castoro Guerriero, che secondo me ha il suo perché. Ha il suo perché. Poi Dissolviroccia, Pesce Maisura. Raggio e temperatura. Comunque, secondo me potevano fare come il set di Pokémon Go. Invece di mettere la sigla Lob 035, ci mettevano tipo in un angolino il set del 25esimo. Come fosse una sarebbe stata una printatura. Urabisauro abbiamo qua. Luna mistica, supporto per il guerriero bestia. Foresta, altra carta terreno. Che nel pratico questo set ha carte terreno per tutti i tipi che compaiono in questo set, che non sono tutti quelli che abbiamo attualmente. Abbiamo fusionista e elettrosauro. Doppia fauce. Poi vabbè, Zanna d'argento, una delle carte più belle del set. Questa carta è stata ripresa anche per Rush Duel e l'artwork è stato ridisegnato. Poi abbiamo montagne. Queste praticamente sono le pianure, le montagne di Magic. E uccello Karuma. Comunque ho provato, ho fatto già il test dell'odore e non sanno di quando eri ragazzino e sbustavi. No, sanno di chimico. Anche quelli sapevano di chimico, ma era un chimico che ti uccideva i neuroni. Questo è più un chimico che... Questo non dà tanta soddisfazione, sì, diciamo. Cioè, quando sbusti non ti viene voglia di sbustare ancora, anche se... Su quello, secondo me è una strategia di marketing differente. Lande desolate, Dragoness a cavallo e poi uccello Karuma. Niente, è possibile trovare le foil. Sedra degli Acurei, Elettrosauro che abbiamo già visto e Drago Miore. Vabbè, abbiamo già trovato la secret. Dobbiamo pagare un po' di penitenza prima della prossima foil. Non lo so, io aspetta, facciamo pure il trick almeno così troviamo la foil come ultima. Allora, spettro scuro, poi pesce Mizarume, riflesso evocatore. Piccolo drago, scintilla, caso infligge 200 danni ai turni. Gigante Itotsumi, drago con scudo, fiamme finali. Questa è incredibile come carta, molto bella. Artwork pesante, questo è un artwork pesante non censurato. Yugi nel corso degli anni ne ha censurate un sacco di carte, soprattutto appena si vede un minimo di violenza, sangue, armi. Guarda, ho trovato la collezione completa fino ad oggi, 50 l'art che hanno fatto, artwork non censurati. Penso che verrà fuori un bel video comparativo, molto carino. L'hai comprato? Sì, sì, assolutamente. È una buona idea, è una cosa che me l'ho chiesto da tanto tempo, anche quella di fare qualcosa riferito alla censura. E adesso la faremo. Almeno così è anche una collezione che puoi portare avanti sempre, perché è usciranno. È una collezione, vero, verissimo. Poi abbiamo Piedistallo Meda, Alza Calore Corporeo, Drago Minore, Yami. Il protagonista si chiamava Yami Yugi. Non è possibile che per indicare l'oscurità del puzzle questa si chiama solo Yami. Penso bisogna andare a cercare il termine giapponese, sai. Okay. Penso sia un termine comune giapponese che si l'hanno ripreso anche lì. Sicuramente è riferito all'oscurità, sì. Yami, che poi potenzia anche i mostri tipo oscurità, se non sbaglio. No, demone incantatore, quindi anche Yugi aveva le carte incantatore nel mazzo, quindi... Anche, sì, potrebbe riferirsi a questo qui. Adesso non so che carta di terreno giocasse Yugi, non so se ha Yami. Non ne giocava, però questa, se non sbaglio, stava nello structure deck, quello che ti davano 20 anni fa e che adesso tipo costa 800 esatto. euro. Guerriero M2, Umi, Luna Mistica, Spirito dell'Arpa, e comunque adesso non vorrei dire, ma le rare all'interno di questo set, se io volessi comprare quelle vecchie, sono tipo dai 4-5 euro. Beh, ma è giusto, pensai per ogni rara dovevi aprire un pacchetto LDD in prima edizione, no. A me è giusta come cifra. È giusta come cifra, non voglio spendere queste cifre. Poi, e abbiamo Tesoro del Drago. Altra short print per il vecchio set. Comunque
cioè la Konami, quando è un paio di anni fa, ha annunciato che in Yugi non ci sarebbero mai più state le short print. Cazzata, cazzata enorme. Esistono ancora, le carte non escono. Cioè, non ci stanno le common short print. Vabbè, ma le foil, quelle palesemente tutte sono, appena salgono un pochino di prezzo, sono tutte short print. Allora, abbiamo Cavaliere Terrificante, Elettro Bestia, molto carina anche questa. Uccello Teschio Rosso, poi Kagemusha della Fiamma Blu, Pietra di Sabbia, 5 stelle. Ah, ok, è vero. Primo, penso che il primo mostro contributo che troviamo, oltre la Secret. No, no, ne avevi tante altre, le hai passato, ma non ci fai caso, perché l'hai scontato che siano mostriciate. Sì. Invece richiedevano bene un tributo. Mamma mia, Dragon con scudo. Di nuovo Fiamme Finali. E poi abbiamo... Oh, bella questa. Questa è veramente bella. Questa parte... L'unica carta che permetteva di fermare tre draghi bianchi e occhi blu. Soglia. No, ma nel pratico questa, oltre ad essere forte in GOT, perché comunque potevi utilizzare solo un Tempesta Potente, un Tifone Spaziale Mistico e poi avevi Tornado di Polvere. Era molto secondario. Veramente fermavi l'avversario tre turni e tu potevi prendere vantaggio. Quindi veramente forte. Come si chiama questa spada? Spada Rivelatrice. È uguale al nome originale. Forse hanno tradotto male, dovevano scrivere spade, ma... Boh, no, va bene spada. Comunque, diciamo, sto box sta dando soddisfazioni. Fino adesso abbiamo trovato due super e una secret onesta. Basta che troviamo uno dei tre mostri iconici, per me possiamo andare a casa. Allora, no, io non voglio il Mago Nero perché ne ho già sbustati due. Accetto, vanno benissimo tutte le altre ultra. Non serve per forza che sia il Drago Nero, il Drago Bianco. Vanno bene tutte. Anche un altro braccio e una gamba. Abbiamo... Tu immagina chi apriva. Intanto ti lascio scorrere le carte. Immagina chi apriva un box LDD in prima edizione e trovava dentro un mostro resuscitato e Gaia Cavalli. Pensa. No. Ma penso che la sfiga più totale è becca due pezzi di Exodia, tranne la testa. Perché non ci fai un cazzo? No, vabbè, i pezzi di Exodia comunque sai che ne dovrei comunque comprare 5. Quindi porti avanti. Eccola qua. Oh, questa è la soddisfazione. Mamma mia. Bella, molto bella. Sì, adesso che si può giocare anche formato attuale, anche se non si gioca. Comunque, guarda, voglio far notare alla Konami che le carte non si stampano così. Questo è da denuncia. Abbiamo un difetto? No, allora, un difetto è quando c'hai un puntino bianco. Qui c'è passato sopra un treno. Allora. Quelle sono le macchine di taglio che quando tagliano si trascinano la carta e si rovina. Era un difetto comune anche con le vecchie espansioni. Era normale trovare angoli rovinati, ma non era nato proprio in questo modo qui. Quando le lame delle macchine a taglio non sono molto affilate, perché quelle tagliano veramente a pressione, è normale che quando poi risalgono trascinano poi magari la carta e rovinandola. Però proprio sulla carta bella, mi sembra giusto. Sulla carta bella... Non so cosa dire. Mammut delle tombe, bellissimo. Mammut delle tombe. Poi abbiamo Masaki lo spadaccino. Montagne. Tifone. Fabbrica di macchine. Tartaruga tigre. Spirito in Otama. Ninja armato, che è la prima volta che lo becchiamo. Esatto. E poi anche. Rimuovi trappola. Allora, io non vorrei dire, ma siamo a metà box. Questo per me è il secondo box che non è ancora uscita. Un fratellità. Mangaka ne ha aperto uno. Ne ha trovate tre. Adesso era short print pure quella, o so io sfigato? Non era short print in quanto era una rara. Tuttavia. Sicuramente sono messo male. Allora, non dico di trovarne due, tre. Una. Abbiamo Piedistallo di Meda, Germi Malefici, Pozione Rossa, Armatura Laser, Nemurico, Re Verde degli Spettri. Vabbè, Terra il Terribile. Comunque si nota che all'inizio doveva essere, parlo di Yu-Gi-Oh! In generale, un manga horror. Cioè, vedi proprio creature cattive e ragazzine con lo sguardo perso. E sono comunque riferimenti poi a manga stesso, sì. Il Regno delle Ombre, la morte, tutte queste qua poi ovviamente portano valori positivi, però la base è questa, la base è sempre questa. Sì, perché c'è una nell'anime poi successivamente c'è un alone di cattiveria da chi voleva rubare le anime, da chi voleva uccidere le altre persone. L'anime è molto addolcito comunque, l'anime è molto addolcito. Se leggi manga ti conto veramente quello che Kazuki voleva fare con Yugi. No, cioè, una persona che andava in giro a punire con la morte, brutte cose, tutte le persone che non erano molto buone, diciamo. Ma io perché l'ho letto Yu-Gi-Oh! Zero, è terribile, veramente terribile. Che poi Yu-Gi-Oh! Nasce, cioè il gioco di carte Yu-Gi-Oh! Era un gioco secondario all'interno di quella che era l'opera. Poi la gente ha detto, no, che figata, dove possiamo trovare le carte? E Kazuki Takahashi lì ha detto, ma posso fare i soldi sulla mia opera? Forse è ora di dare un cambio di direzione a quello che stiamo facendo. Esatto, Yu-Gi-Oh! Era solamente una... Cioè, nel senso, il gioco di carte era solamente una delle prove che viene Yugi e il suo avversario alla fine. Sì. Quindi poi ha avuto un successo enorme, è stato richiesto talmente tanto che hanno dovuto iniziare a produrre
e poi l'intero manga si incentra appunto nel gioco di Duel Monsters, sì. Perché alla fine il mangaka deve anche dare sui lettori quello che vuole. No, ma la cosa divertente è che le prime carte furono poi stampate dalla Bandai, che secondo me sono delle cose incredibili. Poi successivamente fu Konami a comprare la licenza, creare le carte che abbiamo noi attualmente e poi creare tutto il gioco. Infatti nelle prime fasi del manga e dell'anime il gioco era casuale, poi dalla città dei duelli, se non ricordo male, dove c'erano gli scontri, dove si poteva prendere la carta più forte dell'avversario, c'erano delle regole sui tributi e su tutto il resto. Hanno dovuto dargli un sistema poi al gioco, perché altrimenti sarebbe stato un caos totale. No, ma è anche giusto, cioè ti hanno mascherato le regole del gioco con un torneo dove si volevano mettere regole differenti, e questo è figo fondamentalmente, perché alla fine non è, adesso noi siamo abituati alle la seconda di carte. Carta, un effetto che troviamo è quella più bella anche, sì. Sicuramente. No, ma una carta con 1380 e 1930, cioè penso sia, non dico l'unica, ma una delle poche ad avere attacchi del genere. È una delle pochissime che hanno dei valori del genere. Poi l'effetto è anche molto forte, se lo vuoi leggere. Copri e distruggi una carta trappola sul terreno. Se il bersaglio di questa carta è coperto, viene scoperto. Se la carta è una carta trappola, viene distrutta. Se non lo è, viene coperta nuovamente. La carta scoperta non viene attivata. Non è forte. Praticamente ti permette di vedere una carta coperta dell'avversario, e nel caso in cui fosse una carta trappola, e non è per niente male. Anche il primo, è la prima carta in Yu-Gi-Oh! Che troviamo detto scopri, è la prima carta con effetto ad avere la richiesta di tributo, è la prima carta con effetto, non penso sia la prima rara, fammi vedere se no, perché lo era anche da C, Ninja Armada, no, questo non ti posso dare questo primato. No! No! Molto bello. Il problema è che è il secondo, è sempre lo stesso braccio, è sempre il destro, è il braccio del secondo, e niente, non ci possiamo fare niente. Quindi abbiamo trovato, questa è la prima ultra, vero? Sì. Bene. Andiamo a caccia della seconda, dai, speriamo che sia... Che sia migliore, no, io giuro che se c'è il mago o c'è lo stesso braccio, perché io, secondo me ci può sta. Che vabbè, chiudiamo tutto e andiamo a casa, dai. Sì, andiamo al prossimo box. Allora, abbiamo riflesso evocatore, pipistrello meda, libro delle arti segrete, molto bella come carta. Secondo me senza questa... piuma, senza piuma vorrei evidenziare. Perché c'era la piuma? Alcune chiamiamole misprint, avevano questa piuma, vediamo se io ce l'ho. Avevano questa piuma, appunto c'è chi dice che sia più rara con la piuma, chi dice che non sia rara con la piuma. Fatto sta che sono due artwork completamente differenti. Ma bello. Non è per caso, no, per noi, sa di sì. È vero, hai ragione. E anche lo sfondo è un pochino differente. Ah, sì. È un po' più viola? Cioè, sì, è più viola che rosso. Comunque, la tua si chiama Libro di Arti Nascoste, questo è il Libro delle Arti Segrete. Allora, questo è il Libro di Arti Ascose. Di arti scritto, scritto, attaccato, sono dimenticati anche di staccarlo. Questa è la versione vabbè, corretta. Curiosità, quella è la versione corretta. Però bello, non lo sapevo. Tartaruga Tigre, Guerriero M1, Piccolo Angelo, La Bestia Grigia. Comunque sempre sfondi molto belli. Spaccatura e Sirena Incantatrice, abbiamo già visto. Andiamo col prossimo, comunque abbiamo quasi finito col lobo. Abbiamo Inotama, che palesemente le meteore sono quelle di... cavolo, sì, sì, poi cosa vuoi, si scopiazza. Ecco, Spirito Inotama, questa è palesemente lei la che meteore. Cade. Quando vai a risparmio e dici... creiamo della lore tra le carte, esatto, questa carta. O ispiriamoci anche alle altre carte. Allora, abbiamo potere di Kaishin, Scintilla, Armatura Laser, Cavaliere di Fuoco, Cristallo Viola, Zanna d'Argento, Mammut delle Tombe, Nero Re degli Abissi, sta palesemente dentro Buco Trappola, questo. Esatto. E basta. Basta. Allora, andiamo col prossimo. Tricca 3, abbiamo Panda Scatenato, che verrà ripreso più volte anche per artwork davanti. Dovrebbe esserci un panda che si gioca in GOT, che fa troppo. Quello mi sa che ti stai riferendo a Grande Koala. No, c'è un panda maledetto che costa... No, che... Ah, ok, che... sì, ho capito, costa 4-5 euro. No. Ed è si gioca in GOT, sì, ho capito. Dopo... Tanto poi lo andiamo a sbustare, sì. Questo qui, perché non ci... Spero, perché anche la reprint sta a 2 euro ed è una rara di merda. Allora, Fagliarou, Fiore di Lupo, ce l'abbiamo fatta. Questa è la super più bella del set, sì. Sicuramente. No, ma il fatto che da noi non è mai uscita e che esiste solo in inglese nella versione vecchia di Lob, cioè gli dà fascino. Che poi noi penso siamo tra i pochi a essere sfigati e non avercele, perché tipo anche in Spagna, perché mi è arrivata tra le mani, è super ed è di Lob.
Certo, noi purtroppo abbiamo questa penalizzazione, abbiamo 9 carte super e non 10 come tutti, perché appunto questo spadaccino lo troviamo poi in comune in SDN. Comunque, io va bene così. Vorrei fare un plauso alla Konami per riuscire ovviamente a danneggiarmi tutte le carte foil, e non è l'unica. È un errore di produzione sicuramente, è normale che come le tue siano state rovinate altre migliaia. No, ma mi è successa la stessa cosa nello scorso box di sempre di Rob. Con Elfo Misti. Quelle un pochino più belline che le devono danneggiare tutte. Poi quante ne mancano? 4 pacchetti. Vai, ce ne manca ancora la ultra. Adesso arriviamo all'ultimo e non c'è niente. Allora, fusione Re dei Mari, Zanne della Bestia, Foresta. Tipo, questi sono gli strumenti palesemente di Pokémon. Uguale. Foresta, Arco d'Argento, Urabisauro, Spada Leggendaria. Vabbè. Anche questa, se non sbaglio, doveva essere short print. O sbaglio? Penso, sì, se non sbaglio mi sembra anche a me. Se non sbaglio. Perché l'avevo comprata in seconda e costava un po'. Quindi mi sa che è uno di quelli. Soldato di pietra e drago minore. Allora, andiamo col terz'ultimo. Tricca 3. Abbiamo equipaggiamento per i drago. Poi elettrofrusta, zanne d'argento, orco d'acciaio 1, terra al terribile, armail, signore delle fiamme, spirito scavatombe e armatura vivente. Vabbè, niente. Beh, sta ultra ce la fa su da, eh. Se la secret era al posto dell'ultra, potrei piangere, sì. Beh, vabbè, è accettabile. meglio una secret. Beh, nel senso, nel pratico, guarda che le ultra costano più delle secret attualmente. Diciamo che il drago tricorno non ha questo enorme valore. Guido delle altre arti segrete, signore delle fiamme, uovo mostro, arco d'argento, la bestia grigia, ecco, duplice attacco penso sia la seconda e ultima trappola del set. Sì, però anche questo noi non ce l'abbiamo in LDD, abbiamo duplice attacco, mi sembra che lo abbiamo. Ah no, scusa, l'abbiamo. Sì. Sono una delle tre, se non sbaglio, insieme a buco trappola e il drago, il già cattura drago. Allora, penultimo pack, io sto iniziando a sudare. Allora, abbiamo erba di fuoco, poi aculi degli abissi, zanne della bestia, tifone alato, guerriero M1, la tredicesima tomba, poi re verde degli abissi, fusionista. Io spero che la ultra sia qua, così l'ultimo pack me lo tengo per me, però non ci credo. No, infatti, dovrò aprirlo per forza. E vabbè, tocca. Poi era pure rovinato, non poteva essere un PSA 10. Quindi, allora, ma io sono sicuro che qua non c'è, è inutile. Vabbè, che... evidentemente l'hanno sostituita con la secret, e va bene lo stesso. Sentiamola così, rimuovi trappole. Pecora mistica 2, piccolo drago, la prova dell'incubo, la bestia grigia, guerriero M1, guerriero carbonala. Nada, che va merda. Bene lo stesso, va bene lo stesso, bene lo stesso. Sì, va bene, facciamocelo andare bene. Poi, facciamo il sunto della situazione. Cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato il braccio destro del proibito, nessuna anfora della vita, ovviamente, perché era chiedere troppo. Però effettivamente devo ammettere che ci è andato bene, eh. Abbiamo trovato anche delle super mezze oneste, ma non c'è niente. Abbiamo lo spadaccino che, vabbè, Ah no, aspetta, la seconda ultra l'abbiamo trovata. Mostro risuscitato era ultra. Ah, è vero. Ci siamo persi nelle parole. Ok, spade rivelatrici. Beh, direi che è un ottimo box, io non mi lamenterei. Sì. Assolutamente. Cioè, sarebbe stato bellino trovare uno dei due draghi mancanti. Però, effettivamente, la ultra poteva essere Gaia, nel senso, alla fine abbiamo trovato un braccio e un mostro resuscitato. Quindi, va assolutamente bene. Va bene adesso, va bene lo stesso. Beh, un bel salto nel passato, alle origini proprio. E questa, soprattutto, la prima carta di Yugi stampata da Konami, ovviamente, Drago Tricorno. Poi parlo per le espansioni, non mi riferisco ai... No. Comunque dai, direi un bel più. Sì, sì. Adesso non conosco il valore di queste qui, non so come paragonarlo al box, quanto l'hai pagato, però sicuramente dai un buon pull per... No, ma nel pratico non puoi pensare di andare in positivo con queste robe. Questo è un set che te sbusti perché hai voglia di sbustare effettivamente l'ob, non per altro. Diciamo, voglio farmi il set, comprarmi tutte le common, mi costa un botto, compro un box, poi recupero le carte mancanti nel pratico. Sì, 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 sono d'accordo. Allora. Sono d'accordo, anzi, proprio ti appoggio l'idea di farti la serie completa del 25esimo, partendo da questa ottima base che puoi ottenere anche con solo due box. E va bene ragazzi, il video finisce qua, spero come sempre vi sia piaciuto e spero anche seguirete questa serie fino alla fine, perché ci saranno altri 4 episodi. Ovviamente ringrazio Giovanni per avermi seguito in questo pack opening con tutte le curiosità che ha tirato fuori, e noi ragazzi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video. Ciao a tutti.